Ciao a tutti ragazzi, come promesso, due libri di Antonio Murri, Come ammazzare mamma e papà e Come ammazzare il marito senza tanti perché. La mia edizione è Oscar Mondadori, dovete ordinarli perché in libreria non li troverete, non hanno fatto più ristampe. Questo è del 1976 e questo è del 1978, fanno parte di una trilogia. Il terzo libro, che è attualmente in prestito a una mia amica, è Come ammazzare la moglie, quindi molto carino anche quello, quindi vi parlerò di questi due, quello è simile, solo che il soggetto criticato e sul quale si ironizza è la moglie. Allora, qual è la particolarità di questi libri? Ah, due parole su Antonio Murri. Antonio Murri è uno scrittore italiano, paroliere, ha scritto anche delle parole, dei testi di alcune canzoni, canzoni che sono andate anche a Sanremo, dove lui è stato anche ospite molti anni fa, diciamo intorno agli anni 70, metà anni 70. E c'è tipo una canzone di Gianni Morandi, non mi ricordo il nome assolutamente, però ha scritto delle parole per una canzone di Gianni Morandi, quindi è stato anche un paroliere. E ha scritto tantissimi testi teatrali. Anche questi due libri comunque sono delle raccolte di piccole piste teatrali, umoristiche ovviamente. È morto nel 92, purtroppo, vabbè, c'aveva la sua età, e quindi niente, mi piace tanto come scrive e ve lo consiglio, vi consiglio di ordinare questi due libri perché sono veramente belli, ne vale la pena. Ve l'ho già detto nell'anticipazione, spero che li abbiate trovati, se no torchiate la vostra libreria di fiducia e fateli trovare. Io li ho ordinati perché li avevo presi, rubati dalla libreria di mia madre, erano quelli del 76 e del 78, le edizioni giuste, originali, anche queste, però queste sono ricomprate, riordinate, questa per esempio è una ristampa. Quindi spero che li troverete. La particolarità, allora, qui ci sono 28 capitoletti e qui 23. Ogni capitoletto è diviso in due parti, la parte descrittiva e la parte, dedicata alla distruzione della tipologia di marito o della tipologia di genitore. Ovviamente è tutto molto umoristico, non è assolutamente, non sono assolutamente libri volgari. E l'ironia di Amurri è sottile a volte, ma è pungente. Scrive in una maniera bellissima, scorrevole e molto particolare. Non ci sono scrittori ironici attualmente, poi non li conosco tutti, ovviamente quelli che ho letto comunque non sono all'altezza di Amurri, secondo me. Volevo leggervi i capitoli, i titoli dei capitoli, di quelli che mi sono piaciuti di più, perché se dovessi leggervi un capitoletto intero, per quanto breve può essere, il video verrebbe troppo lungo. Al limite, se vi piace qualche titolo che vi leggo, potete richiedermi un video apposito. Se no, non fa niente, compratevi il libro. Allora, questo dei genitori, molto carino, è Il padre che non riconosce mai gli amici dei figli. Veramente fa troppo ridere questa cosa, perché poi vi immaginate la scena e effettivamente avviene, a me personalmente avviene con mia nonna, però insomma siamo lì. La madre che ci pensa lei a spiegare alle sue bambine i misteri del sesso, il padre che gli dispiace se gli dai dello stronzo, il padre nudista, la madre che vuol sempre stare coi giovani, i genitori che vorrebbero che i figli se ne andassero a vivere da soli, il padre che si illude di piacere alle amiche della figlia, la mamma che ama mascherare il figlioletto per carnevale, i genitori che battezzano i figli con nomi originali. Veramente questo fa troppo ridere, e infatti, cioè, se volete vi leggo questo, insomma me lo dovete richiedere però, perché il video potrebbe durare troppo. Ogni titolo ha ogni titolo del capitolo è scritto sia in italiano sia in francese per questo, in latino per la moglie e in inglese per il marito, quindi italiano-inglese, italiano-francese genitori e italiano-latino per la moglie, e è una cosa molto carina. Per quanto riguarda i genitori è scritto anche in inglese il titolo, perché Amurri voleva fare un omaggio, vi dico subito, a Jean Cocteau, non mi ricorderò mai questo nome, che ha scritto I genitori terribili, che è sempre un'opera ironica che non riesco a trovare e sto cercando.
i titoletti che mi sono piaciuti, cioè i capitoletti che mi sono piaciuti di più, mi sono piaciuti tutti, però il marito che ha sposato una donna superiore è proprio, cioè, quello più bello secondo me. Il marito riposo del guerriero, il marito casalingo ed è anche carino, il marito Black & Decker, il marito che non vuole ascoltare il racconto dei sogni della moglie, il marito col demone del gioco, il marito che ha smesso di fumare, il marito egocentrico, il marito cataplasma, il marito rompiscatole, il marito cucciolone, il marito sessuomane, il marito marito. Su Wikipedia ci sono varie cose, stavo guardando, ci sono delle piccole descrizioni sui libri, vabbè, su quello dei genitori non c'è praticamente niente, su quello del marito qualcosina c'è, ma proprio poca roba. Mi dispiace essere così breve e non leggervi, come faccio spessissimo, un piccolo pezzetto, perché, ripeto, è riduttivo leggervi un pezzetto del capitolo, perché andrebbe letto tutto. Sono due libri non troppo grandi, sono piccolini, però sono densi, fanno ridere e, insomma, veramente leggeteli, veramente trovateli, fatelo per me. E li troverete su internet, anche li pagherete anche meno di quanto li ho pagati io. La prossima volta vorrei parlarvi, insomma, sicuramente vi parlerò di questi due libri. Non so di quale parlerò per primo, perché questo l'ho già letto, ovviamente, che è uno dei miei preferiti, George Orwell, 1984, me lo hanno regalato per il compleanno perché lo avevo perso, e vabbè, l'edizione è Oscar Mondadori, no, Classici Mondadori, no, Oscar Mondadori, il prezzo non lo so, un regalo, e l'altro è Harry De Luca, I pesci non chiudono gli occhi, titolo che mi ha intrigato subito, appena l'ho visto. E poi c'è questo piccolo aforisma, lo so da un anno, io cresco il corpo no, rimane indietro. Una frase che dice tutto e non dice niente, ovviamente. L'ho trovato a un prezzo stracciatissimo. Sui libri Feltrinelli fanno un sacco di sconti, questa cosa è ottima. E l'ho pagato 5,50 euro, quindi penso che lo possiate trovare a questo prezzo. Li vale tutti. Non è molto grande, lo sto ancora finendo, perché Harry De Luca è molto denso, è molto, scrive benissimo, non si fatica a leggerlo, però tratta delle argomentazioni molto profonde, quindi, insomma, mi piace rifletterci sopra, mi dilungo un po' su di lui. E quindi non lo so con quale iniziare, comunque sappiate che i prossimi video saranno su questi due libri. Mi fa ridere la gente poi, perché a proposito di George Orwell, dicono tutti, molte persone, anche persone che mi hanno scritto, anche persone che vedono il mio canale e conosco, mi dicono, vabbè, ma parli solo di classici. Sì, vabbè, però devo dire che i classici che ho letto, perché non li ho letti tutti, sono comunque, cioè, mi piacciono quelli di cui ho parlato, ovviamente. E mi fa ridere la gente che dice questa cosa, perché hai letto tutti i classici, cioè sei così stufa di sentirne parlare che li hai letti tutti. È ovvio che leggo anche cose attuali, però voglio anche conoscere i classici, questa è la risposta che do a tutti, e la dico su questo video proprio perché almeno non me lo chiedete più. Poi voglio dire una cosa, finalmente nei prossimi giorni, proprio forse domani stesso, metterò online il mio racconto, Il mondo di Giulia, e devo ringraziare due persone che mi hanno molto aiutato, che sono il mio ragazzo, che ha improvvisato la musica che sentirete sotto, è una melodia fatta con la chitarra, mi piace il fatto che è improvvisata, quindi è venuta fuori dalla lettura del racconto, e poi Alessandro, che si è occupato della fotografia e della grafica, è stato molto gentile, la sua foto è stata fedele alla mia idea, e quindi spero tanto che vi piacerà. Per me è un momento importante, perché Il mondo di Giulia è stato pubblicato con un'antologia, però questa antologia non l'hanno letta moltissime persone, e quindi è un passo importante, e
vi prego di essere sinceri, onesti, se non vi piace, insomma, spero che lo direte a me, motivando il perché, perché ogni critica, se è costruttiva, è ben accetta. E niente, sono molto ansiosa di sapere i vostri pareri. E volevo fare un saluto speciale in questo video. Sembro una scema di Mediaset in questo momento, se volete chiudete il video, ma voglio salutare una mia amica, un'amica ritrovata che non ho visto per tanto tempo. E il mio gatto bussa alla porta. E volevo salutarla e volevo dirle che ogni volta che vuole potrà rivedere questo video, perché l'ultima parte è dedicata a lei e lei non vive a Roma, non posso vederla tutti i giorni, però così mi puoi vedere. Io non sono tecnologica, non faccio videochiamate, cioè non sono in grado, ho una connessione pessima, quindi diventa un po' complicato videochiamarla, però così almeno lei sa che la penso. Ciao Serena.